lottando per la legalità nel nostro paese. Noi non stiamo venendo qui a dire che facciano il governo Salvini, Di Maio, quello entra e quello esce, perché noi a queste cose ormai non crediamo più, perché è una sceneggiata ormai che si protrae da tanto tempo, da troppo tempo. Noi siamo venuti qui per parlare che è stata violata la legge e che quelli che stanno lì dentro sono tutti abusivi. Non possono stare lì dentro a fare Parlamento, a fare governo, perché sono stati eletti con il Rosatellum che è stato approvato da parlamentari non convalidati sulla base dell'articolo 66 della Costituzione. E io mi rivolgo qui ai miei colleghi in uniforme. Voi ragazzi non sapete il grave rischio che state correndo. Voi state tutelando persone che stanno lì dentro, che sono abusivi, carabinieri e poliziotti e magistrati che non intervengono. State attenti che noi abbiamo presentato le denunce. Se cambia il sistema politico, signori, qui ci sono fotografie che mi riprendono e un giorno sarete chiamati come mai non siete intervenuti. Perché la legge, cari amici, è uguale per tutti. Articolo 3 della Costituzione. La legge è uguale per tutti, anche per il capo dello Stato. Signori, quando questi signori sono stati eletti, dal 2006 sono abusivi, da 12 anni sono abusivi, e parlamentari, e carabinieri e poliziotti non intervengono. Da 2 anni noi facciamo le denunce e non intervengono. È una vergogna! La legge è uguale per tutti, è scritto sopra la testa del presidente del tribunale. La legge è uguale per tutti, non è vero, è falso. Quei signori che stanno lì fanno i loro porci comodi. Sapevano che il Rosatellum non era valido. Si sono autoconvalidati sulla base di una legge che non esisteva più. Cari amici, la legge Porcellum non esisteva dal 2014. Quei signori si sono riuniti in Parlamento il 1 luglio del 2015, un anno dopo che non esisteva più la legge, perché è dichiarata incostituzionale dalla Corte. Non potevano convalidarsi su quella legge. È un reato gravissimo. Noi gliel'abbiamo detto. L'abbiamo detto pure alla magistratura. Ma quando è che interviene? Non si potevano convalidare, capiti? Quando noi abbiamo fatto ricorso al TAR Lazio, gli ha detto blocca le elezioni, perché il Rosatellum è nullo, è stato approvato da parlamentari non convalidati. Lo sapete come ha risposto il TAR Lazio? Non siamo competenti. Un magistrato che non fa il suo dovere, invece di dire avete torto, avete ragione, si è messo da parte, si è defilato. Che vergogna! Cari carabinieri e poliziotti, lo dovete sapere che il TAR Lazio si è defilato. Non ha dato né torto né ragione a noi o a loro. È una vergogna. Come si può andare avanti con un TAR che si mette da parte? Abbiamo fatto ricorso alla Cassazione. Perché il TAR, come ha detto, cari amici, noi non siamo competenti perché è materia elettorale. E in materia elettorale interviene la giunta per le elezioni. Non ti sbagli. Ti stai sbagliando. Noi non stiamo impugnando la materia elettorale. Noi stiamo impugnando che tu ti stai convalidando su una legge inesistente. Una legge inesistente. Stai violando un principio dell'ordinamento giuridico dello Stato. E i carabinieri e i poliziotti stanno a guardare. Ma che guardate? Ma che guardate a stare lì? Ma voltatevi e guardate dall'altra parte. Qui c'è il popolo sano. C'è la legge. Il popolo onesto. Dall'altra parte ci sono i disonesti. Voltatevi dall'altra parte. Ma mi meraviglio. Dice il regolamento generale dell'arma. I carabinieri curano l'osservanza delle leggi. Lei maggiore che sta curando? Che sta curando, che sta parlando al cellulare? Apra le orecchie, maggiore. E si renda conto che questi hanno commesso un reato. Bene, abbiamo fatto le denunce alla procura. Alla fine non abbiamo visto nessuno. Il 21 dicembre ci siamo presentati al Quirinale. Al Quirinale! E abbiamo detto a quelli del Quirinale, siamo venuti qui
per dichiarare in arresto Sergio Mattarella. Dite che scappavano. Dico, perché scappate? Sergio Mattarella non è il Presidente della Repubblica, è stato eletto da un Parlamento di non convalidati, per cui non è il Capo dello Stato. Bene, arrivano due persone e mi dicono, lei che cosa vuole? Vogliamo arrestare Sergio Mattarella. Era ovvio che io abbia chiesto a queste due persone, voi chi siete? Uno ha detto sono un funzionario del Quirinale senza darmi il nome, ho detto si tolga dei piedi perché io con gli sconosciuti non parlo, e lei chi è? Sono un colonnello dei Carabinieri. Bene, lei è un colonnello dei Carabinieri e allora mi faccia scendere Sergio Mattarella perché lo dobbiamo dichiarare in arresto. Bene, io mi sarei aspettato, cari poliziotti che state dietro le mie spalle, cari Carabinieri, io mi sarei aspettato adesso il colonnello dei Carabinieri, ufficiale di polizia giudiziaria, arresta Pappalardo. Arresta il capo dello Stato, arresta Pappalardo. Non mi hanno risposto, non è disponibile. E che dobbiamo giocare a carte? Che non è disponibile per farsi una partita di calcio? Ma che stiamo a scherzare? Cari Carabinieri, aprite le orecchie! Mi hanno risposto nel momento in cui dichiaravamo in arresto Sergio Mattarella che non era disponibile. Ma dove siamo? Nella Repubblica delle Banane. Ebbene, io ho detto a questo punto, dato che voi non procedete, ecco il verbale. Mattarella non scende, questo è il verbale di arresto. Arrestato da voi perché mentre il cittadino, e voi lo sapete meglio di me, ha facoltà di arrestare un usurpatore di potere politico, voi avete l'obbligo di arrestarlo. 380 del codice di procedura penale, voi arrestate, senza un po' di ordine, e voi non lo arrestate. Siete responsabili di omissione d'atto d'ufficio. Io ve lo dico perché sono un generale dell'arma in quiescenza, ma è da 12 anni fuori dall'arma, ma ve lo devo dire. Guardatevi le spalle! Guardatevi le spalle, perché se cambia il potere si faranno i processi! Sta di fatto che dopo aver fatto tutto questo ci aspettavamo che la Procura della Repubblica agisse. La Procura della Repubblica non ha fatto un tubo. Un tubo! Tace! Perché non inizia il processo? Hai paura, di andare avanti a un tribunale? Così noi presentiamo i documenti e li mandiamo tutti in galera. Il processo non si deve fare. Non si deve fare. E hanno pensato, adesso andiamo alle elezioni, il popolo vota. Il Rosatellum. E li mettiamo a posto. No, Mattarella, hai sbagliato. Anche il Rosatellum è viziato perché è fatto da parlamentari non convalidati. A questo punto avete sbagliato tutto. Ecco perché noi veniamo qui. Ma loro possono fare tutto il governo che vuole, che vogliono. Si possono mettere d'accordo su tutto. Noi siamo uomini delle istituzioni. Dobbiamo dire al paese, signori, questi sono abusivi. E il magistrato deve dire. O arrestano loro, oppure arrestano noi. E più tardi, adesso appena finisco di parlare, noi ci incateniamo. Perché qualcuno deve decidere se arrestare loro o arrestare noi. Noi ci mettiamo le manette ai polsi, che qualcuno dica se devono essere arrestati loro o no. E io dico al dirigente di polizia che è qui, avvertite la Procura della Repubblica di Roma. La Procura della Repubblica di Roma la deve finire con questa menata di non agire. La Procura deve decidere e deve dirci sono stati convalidati. Ma lo deve dire con un provvedimento scritto, perché non lo dice? Perché non dice che questi non sono stati convalidati o sono stati convalidati? Hanno paura, perché sanno tutti che non sono stati convalidati, perché l'articolo 66 della Costituzione è una montagna insormontabile. L'articolo 66 dice che i parlamentari eletti devono essere convalidati, non sono stati convalidati. Ma possono continuare a stare lì dentro gente non convalidata? Noi stiamo facendo il nostro dovere. Lo stiamo facendo il nostro, vi stiamo dicendo che stanno violando la legge. Noi non li stiamo attaccando, quello che voglio dire a voi. Noi non li stiamo attaccando perché stanno facendo una cattiva politica, quello lo decide il popolo. Noi stiamo dicendo che questi stanno sbagliando totalmente perché sono dei fuori legge. Io per molto meno ho arrestato persone che rubavano la macchina, ho arrestato durante il mio servizio persone, è vero commissario, questore, noi arrestavamo persone perché andavano in un supermercato e rubavano dei barattoli di marmellata, e questi tengono delle persone
che stanno commettendo un reato gravissimo, usurpazione di potere politico, da 6 a 15 anni di carcere, e l'arresto è obbligatorio, e carabinieri e poliziotti stanno a guardare, e non intervengono carabinieri e poliziotti, e la magistratura non interviene. Qualche generale mi ha detto: caro Antonio Pappalardo, noi aspettiamo che si muova la magistratura. Ma la magistratura si è mossa. La magistratura ha detto in maniera chiara e tonda: scendete nella piazza, procuratore della Repubblica di Gratteri, di Catanzaro, ha detto: scendete nelle piazze, nelle strade e ribellatevi. L'ha detto un procuratore della Repubblica, non l'ha detto Fracazzo da Velletri, l'ha detto un procuratore della Repubblica: scendete nelle piazze, nelle strade e ribellatevi. Bene, noi siamo qui. A Nicola Gratteri abbiamo mandato un messaggio, ha detto: noi abbiamo obbedito, andremo il giorno 10 a obbedire all'invito di un procuratore della Repubblica. Noi, cari amici, siamo in regola. Voi che siete dentro le nostre spalle non siete in regola. Voi, carabinieri e poliziotti, non siete in regola. Perché quelli sono sempre stati non in regola. Ma che siate voi non in regola è un qualcosa di terribile. Tranne che la magistratura non intervenga sulle nostre denunce e non dichiara che questi sono stati convalidati, lo dica e metta un provvedimento il procuratore Pignatone, arresti me e tutta la gente che chiede la convalida dei parlamentari. Perché non ci fa arrestare? Perché non sono autorizzati. Abbiamo arrestato pure il capo dello Stato, ma Pignatone vuole intervenire o non vuole intervenire? Signori, il popolo italiano, siccome la stampa, vedete se c'è una televisione che sta vicina a noi, la stampa di regime è venuta, appena sentito un qualcosa che non gli piaceva, ha tagliato la corda e se n'è andata. La televisione è venuta, ha registrato, bram, di corsa, abbiamo sentito una cosa terribile, stanno chiedendo l'arresto di Mattarella. Mattarella è un uomo come tutti gli altri. L'articolo 1 della Costituzione dice: la sovranità appartiene al popolo italiano. Mattarella è un impiegato nostro. Indipendente. È un dipendente nostro. Il Parlamento è un dipendente nostro. I carabinieri, i poliziotti sono dipendenti nostri. E devono fare la volontà del popolo quando il popolo ha ragione. Se avessimo torto, generale, ma tu che vuoi? C'hai torto. Stai sbagliando. Non è vero che non sono stati convalidati, ma perché non me lo dicono? Noi arrestiamo alla Boldrini a Milano, ci presentiamo lì, le diamo il verbale di arresto, lo consegniamo ai carabinieri. Il questore di Milano avvia un procedimento nei miei confronti di foglio di via obbligatoria. A un generale dell'arma, in non più in servizio, foglio di via, che sono Totorrina! Sono Totorrina io! Dillo che ha archivato la Bibbia degli italiani. Ha archiviato tutto. Voi dovete sapere che ha archiviato immediatamente. Archivato? Gli abbiamo mandato una lettera infuocata, anche perché il questore di Milano, dovete sapere, cari amici, il questore di Milano è stato condannato a 5 mesi di reclusione perché ha aggredito una pattuglia di carabinieri. E il signor ministro Minniti lo ha fatto questore di Milano. Mica siamo a posto. C'è uno aggredisce la pattuglia di carabinieri e poi fa Minniti questore di Milano, uno di quelli. Ma dove siamo? Quello a Milano ha comandato carabinieri, prima li aggredisci, condannato a 5 mesi, che sentenza passata in giudicato, 5 mesi. Ebbene, fa il questore di Milano e si permette di mandare il foglio di via a me. A me. A me che sto facendo una battaglia di legalità. Qualcuno dica se ho rubato. Qualcuno di voi dica che se sto rubando. Qualcuno di voi dica se per caso sto commettendo un delitto, pretendendo di fare rispettare la legge. La colpa non è mia. Un generale d'allarma mi ha detto: generale, ricordati che anche se sei in congedo, tu sei sempre un carabiniere. Io ho risposto: ricordatelo tu che sei in servizio. Tu te lo devi ricordare che sei in servizio e devi far rispettare la legge. Non io che sono un cittadino adesso. Io adesso sono un cittadino. Voi dovete far rispettare la legge. Voi pensate di poter continuare a fare così? Ve lo dico con molta franchezza, oggi siamo un centinaio. Ma se qui arrivano 1000, 2000, 10.000, 100.000 persone, voglio vedere se poi voi li fermerete, a queste persone che chiedono solo il rispetto della legge. Perché chiedessimo, sa, generale, le sta facendo un colpo di Stato, avete ragione, voi li dovete mettere lì e impedirlo. Ma noi non stiamo facendo un colpo di Stato,
Stiamo chiedendo il rispetto della legge. Della Costituzione. Della Costituzione, della legge. Ecco perché vi dico, cari amici, che questa situazione di illegalità deve cessare. Ora, i nostri amici poliziotti hanno avuto il sindacato. La Costituzione italiana è stata scritta col sangue dei nostri antenati. Non interromperlo, dillo. Dopo può fare tanto, ma ora non interrompo. E si potevano occupare anche, partecipare alla vita democratica del paese. Signori, da domani pure voi carabinieri avrete il sindacato. E già ne è nato uno, si chiama Scudo Carabinieri. I signori politici devono sapere che i carabinieri non saranno più i pecoroni che acchinano il capo a questo potere arrogante. I carabinieri domani parteciperanno democraticamente alla vita del paese, saranno uomini protagonisti, non pecoroni chiusi nelle stanze. Voi carabinieri insieme ai poliziotti e ai militari sarete partecipi alla vita democratica del paese. La finiranno di prenderci in giro, ci hanno portato alle elezioni. Avevamo detto il Rosatello non vale niente, è fasullo, non vale niente. Guardate che faranno una grande ammucchiata. Sono passati 2 mesi, ancora non hanno fatto il governo, stanno facendo alleanze innaturali. Alla fine stanno cercando di tornare alle elezioni. Vabbè, abbiamo pagato 400.000 euro. Signore, abbiamo pagato noi 400.000 euro milioni. Per fare le elezioni, 400.000 euro. Milioni. E noi avevamo detto, guardate, che non andremo da nessuna parte, si tornerà alle urne. Avevamo ragione. Io mi ricordo quando mi attaccavano su web. Ma generale, ma lei non può dire che il carabiniere che no, se non si deve andare a votare. Avete visto? L'abbiamo messo. Si deve tornare a votare. Abbiamo pagato 400.000 euro, milioni, per nulla, 400 milioni di euro. Io a questo punto, per far vedere che non sono solo io a parlare, ma ci sono persone molto competenti in vari settori, della sanità, della giustizia, dell'economia nel nostro movimento, darei la parola a Salvatore Raino. Bravo generale. Bravo. Signori, buongiorno a tutti. Buongiorno anche a chi è dall'altra parte della barriera. Più vicino, Salvatore. Salvatore è più vicino. Io penso che mi conoscete abbastanza bene, perché sono uno dei medici che ha avuto il coraggio di fare il proprio dovere, perché i medici, come ben sapete, hanno un codice deontologico, essendo una categoria che articola la propria professione in un settore così delicato che è quello del benessere, della salute, della protezione delle persone, che diciamo che non è proprio una professione, è una missione. Però giustamente gli ordini dei medici hanno codificato in un codice, per l'appunto, molto chiaro e articolato, dove si riprendono tutti gli elementi del giuramento di Ippocrate, padre della medicina. Ippocrate che per primo gettò le basi di una regolamentazione del comportamento del medico. Ippocrate diceva che un medico vale 40 uomini. Sapete perché? Voleva dire che il dovere al quale è chiamato un medico non è quello di un uomo solo, ma è quello di tanti uomini. Pensate un pochino, se i medici veramente impazzissero e iniziassero a prestarsi a logiche che con il mantenimento della salute non hanno niente a che fare. Beh, io non voglio dire che questo sta accadendo, però noi stiamo assistendo a fenomeni che oserei definire macabri, perché veramente sono poste in discussione le regole base che ispirano quella libertà in scienza e coscienza, nel proprio intimo convincimento, di qualunque medico e di qualunque esercente la professione sanitaria. Io vi posso assicurare
perché lo sappiamo anche da alcuni studi che sono stati pubblicati, che in genere non più del 20% dei medici si sottopone a vaccinazione alcuna. E vi faccio notare che i medici sono i depositari, il know-how indispensabile per decidere poi praticamente a livello clinico, come diciamo noi, quindi nella quotidianità dell'esercizio professionale, per decidere quando veramente una vaccinazione è opportuna eppure no. Bene, ultimamente l'Ordine dei Medici di Bari, al quale io sono iscritto dal 1986, ha osato avviare un'audizione formale per un eventuale procedimento disciplinare anche a mio carico. C'è una piccola differenza però tra me e gli altri medici già toccati da questa singolare vicenda. Io sono intoccabile. Perché io non sono soltanto un medico con 20 anni di titoli accademici e un'infinità di titoli. Non sono soltanto una persona ben voluta da una miriade di popolazione gigantesca in tutto il mondo. Io sono il braccio destro di Antonio Pappalardo. E ogni giorno che mi sveglio ringrazio la provvidenza di avermelo fatto incontrare, perché è un uomo onesto. Bravo! E noi siamo la legalità. Si vede anche dai toni che utilizziamo nel parlare e dalla serenità del nostro sguardo, ragione per cui siamo già passati alla storia. Perché un giorno, per tutto quello che stiamo facendo e abbiamo il coraggio di dire, noi non potremo essere ricordati da nessuno come delinquenti, ma solamente come esseri umani che hanno avuto la lucidità, la franchezza, l'onestà e hanno esercitato molto più di quelli che erano i loro mezzi per ripristinare la gioia di vivere, la legalità e difendere le persone dalle malefatte di un gioco che io chiamo psichiatria finanziaria, che ormai ha veramente scocciato. Perché abbiamo sostituito all'uomo i soldi e tutte queste deformazioni e queste storture sono legate solamente a questo maledetto artificio di sostituzione del valore più grande che la vita, l'essere umano nella sua bellezza, con il volgare denaro. E nessuno mi venga a dire che l'effetto gregge esiste, perché io sono un immunologo clinico e un internista. E vi posso tenere lezione all'università e spiegarvi che l'effetto gregge è una balla, perciò i vaccini non sono indispensabili. Ti ammalano! Io inviterei adesso a parlare il professore Marco Saba, che è il nostro esperto in economia finanziaria. Quindi Marco, se vieni un attimo qui, così spieghiamo alla gente perché i soldi che noi abbiamo in tasca, fammi fare una piccola introduzione. Cari amici poliziotti, mettetevi la mano in tasca, prendete il portafogli e guardate gli euro che avete in tasca. Vedete se hanno una intitolazione, Comunità Europea oppure Unione Europea. Non c'è scritto niente, c'è scritto un angolo BCE che non hanno avuto il coraggio neanche di metterlo per esteso. Si vergognano a metterlo per esteso, perché è una moneta fasulla che non vale assolutamente niente, che ci hanno imposto e che noi usiamo perché ci hanno detto di usarla. Ma quella moneta non ha un padrone. A te la parola, Marco. Generale, scusi, c'è una C piccolina che sta scritto vietato copyright, cioè una banconota in realtà che costa 30 centesimi. 100 euro, 7 centesimi. Ci vogliono 30 centesimi e questo si chiama signoraggio bancario, la più grande truffa che sia mai esistita al mondo. Grazie. Buongiorno, salve a tutti. A proposito di questo ultimo intervento sulla questione del signoraggio, è interessante perché in effetti se ne parla ormai in Italia da almeno 20 anni e
si è arrivati anche a deridere chi parlava di signoraggio, coniando un termine molto caro alla sinistra dei ricchi annoiati, che è quello di signoraggisti. Quello di signoraggisti. Ora invece è per fortuna che la questione, poi andando avanti, è stata invece addirittura avallata dagli organi più importanti, parlo della Banca Mondiale e della stessa Commissione Europea, che il 2 maggio di quest'anno ha proposto alla BCE di farsi consegnare 55 miliardi di euro di signoraggio per provvedere al budget dell'Unione Europea. Quindi questo intervento della Commissione Europea ci fa capire quanto sia importante questo concetto del signoraggio, che mentre nelle banconote è semplice, diciamo, da capire, ancora più semplice dovrebbe esserlo per il cosiddetto euro digitale, cioè ovvero sia gli euro che noi troviamo nelle banche. Bene, perché questi non hanno nemmeno il costo tipografico dei 30 centesimi che diceva prima il signore, che hanno le banconote. Allora, qui per capire come stiamo andando l'economia, a parte dati statistici come il fatto che il 33% dei greci lavora per meno di 380 euro al mese, ci sono dati ancora più impressionanti che riguardano la quantità del debito aggregato e la quantità degli euro circolanti. Allora, se voi assommate gli euro metallici, le monete, le banconote e i conti, i depositi bancari, arrivate a circa 1.117 miliardi di euro in Italia. Questi sono dati della Banca Centrale Europea, questo dato si chiama M1. Se calcolate il debito aggregato, invece ottenete una cifra molto superiore, cioè 6.500 miliardi di euro, equivalente al 355% del prodotto interno lordo, e questa cifra, cioè del PIL, e questa cifra del debito aggregato non è solo il debito pubblico, che sono i 2.250 miliardi, ma comprende anche il debito privato, il debito delle società non finanziarie e il debito delle società finanziarie. Quindi con 1.117 miliardi di circolante e 6.500 miliardi di debito, come si fa a avere un'economia solvibile? È impossibile. Anche se lo Stato paradossalmente prendesse tutti questi soldi, non si potrebbe che pagare un sesto del debito, che è in essere. Quindi qua le soluzioni sono due. Una soluzione che si faceva nell'antichità era il giubileo dei debiti. Anzi, c'è un economista americano, Michael Hudson, che sostiene che addirittura Gesù fosse venuto proprio per chiedere il giubileo dei debiti nel suo tempo. Questi giubilei dei debiti venivano fatti diciamo con una certa ricorrenza, per esempio quando cambiava un governante, per fare un esempio, e sono radicati per esempio nella religione ebraica, dove c'è l'anno sabbatico di 7 anni, eccetera, che non riguarda solamente la coltivazione, la rotazione delle colture, è un anno di riposo per la terra per poter riprendersi e poter dare un buon raccolto negli anni successivi. Ma lo stesso principio veniva applicato alla gestione dell'economia e della moneta. Quindi purtroppo noi oggi non abbiamo più questo anno del giubileo e non abbiamo più lo stesso giubileo, non ce l'abbiamo nemmeno in Israele. Perché in Israele, per aggirare il concetto del giubileo dei debiti, hanno inventato un sistema in cui praticamente il creditore dà il suo credito al tribunale per il periodo del giubileo e poi se lo riprende per non annullarlo. Quindi siamo in una situazione veramente ridicola. Per quanto riguarda la nostra religione cattolica cristiana, sappiamo che il Vaticano fa tanti anni santi, ma non fa il giubileo dei debiti, quindi qua dobbiamo organizzarci scientificamente. Quindi abbiamo fatto il calcolo del debito aggregato, abbiamo fatto il calcolo della moneta e capiamo che se la moneta è un sesto del debito, tutti questi sfratti, dicevo paradossalmente, appunto lo Stato o chiunque si impadronisca di questi 1.117 miliardi non riuscirà mai a pagare 6.500,
Quindi vuol dire che tutto questo sistema basato sui fallimenti, gli sfratti, l'esproprio, lo spossessamento dei più deboli nella società non è altro che una predazione data l'impossibilità tecnica, matematica, contabile di pagare i debiti per mancanza di circolante. Quindi dicevo, la prima soluzione, che politicamente sarà difficile, è quella di annullare tutti i debiti e ricominciare da capo, fare tabula rasa. Bravo, è la soluzione più semplice, bravo. È la soluzione più semplice e sarebbe la più veloce per salvare la situazione. Però è una soluzione molto difficile in un sistema come il nostro, in cui, pensate, addirittura la tesoreria dello Stato è in mano alla Privata Banca d'Italia. Cioè, fino al 2030 c'è un contratto per cui lo Stato cede la tesoreria a questa banca privata, che è la Banca d'Italia, senza che ci sia stata una gara pubblica. Voi sapete, mi pare che nei comuni, no, ci sono le gare obbligatorie per importi superiori, non vorrei dire se 300.000 euro, 150.000 euro. Bene, qui stiamo parlando della gestione della tesoreria dello Stato, cioè l'organo col quale vengono pagati tutto il personale della pubblica amministrazione, quindi comprese le forze dell'ordine, eccetera, e più tutti i pensionati che abbiamo in Italia. Ora, l'organo che paga, e quindi anche poi il pagamento degli enti territoriali, eccetera, cioè questa funzione dello Stato, che è una funzione cardine, è stata ceduta fino al 2030 senza regolare gara, tacitamente, cioè a umma, insomma, no? Ecco, quindi è chiaro che, avendo tutti gli uomini dello Stato al soldo della Banca d'Italia, sarà molto difficile cambiare le istituzioni e sarà quindi molto difficile arrivare a fare il giubileo dei debiti, che sarebbe veramente la soluzione più elegante e più semplice. Però possiamo fare un'altra cosa, possiamo andare a controllare i conti. Com'è possibile che ci sia questa assurdità di questo dislivello tra moneta circolante e debito pubblico? Qual è la spiegazione? C'è qualcosa che non va. Tutti sono in debito, ma con chi? Allora andiamo a cominciare a pensare che se tutti sono in debito, c'è qualcuno che bara, perché non possono essere solo debitori, ci deve essere anche un creditore. E allora, dov'è che abbiamo individuato questo barare? Nei bilanci bancari, sia delle banche commerciali che della banca centrale, tutto il denaro che la banca crea, sia le banche commerciali, il denaro digitale della banca, sia la banca centrale, le banconote e anche lei altro denaro digitale, come ha fatto Mario Draghi con quantitative easing, tutte queste cifre di denaro non passano attraverso i flussi di cassa della banca. Cioè, quando uno crea moneta, teoricamente dovrebbe mettere nelle entrate del suo bilancio la moneta che ora c'è e che prima non c'era. Questo passaggio cruciale viene omesso, per cui la banca non registra la creazione di moneta. La creazione dei 1.800 miliardi che ogni anno il sistema crea in Italia, il sistema bancario, questa creazione è fatta fuori bilancio, vi rendete conto? Tutta la massa monetaria è emessa fuori bilancio. Non esiste un catasto monetario, non esiste la possibilità di andare a vedere i vostri euro che avete sul conto in banca. Quale banca li ha creati? Se li ha creati il Monte dei Paschi, o l'ha creati Unicredit, o l'ha creati una BCC. Quindi voi pensate, tutte le indagini antiriciclaggio si fermano un attimo prima della creazione di questo denaro, cioè non si arriva mai a sapere qual è la banca che dal nulla l'ha creato fraudolentemente, perché non ha registrato contabilmente questa creazione. Ecco, allora questa è una regola contabile che dice che tutti dobbiamo rispettare, tutte le società devono rispettare la contabilità, anche perché è logico, se c'è un gruppo che non rispetta le regole contabili ha un vantaggio rispetto a tutti gli altri gruppi sul mercato. Allora, se questo vantaggio di non tenere correttamente la contabilità lo diamo a chi ha il potere di creare denaro dal nulla, e poi è logico che siamo in crisi, perché questi prima si accontentavano di creare denaro dal nulla, ora fanno finta di fallire e pretendono che lo Stato vada a coprire i finti buchi dei loro bilanci, ed è logico che lo Stato così non ce la può fare. Allora, qual è una soluzione semplice dal punto di vista contabile?
che io vorrei che magari qualcuno della Corte dei Conti si ascoltasse e ci pensasse sopra. L'unico modo semplice e veloce dal punto di vista contabile per risolvere la situazione è prendere tutte queste false passività da creazione di denaro, perché le banche le segnano come passività, e farle diventare delle vere passività. Cioè, cosa voglio dire? Che nel tesoro dello Stato ci deve essere una voce attiva. Le passività delle banche centrali vanno ridenominate, invece che depositi della clientela o banconote circolanti come fa la BCE. Tutte queste passività devono essere ridenominate passività da signoraggio nei confronti del Ministero del Tesoro. A sua volta nel bilancio dello Stato ci vuole una voce attiva che sarà entrate da signoraggio da creazione di moneta. In questo modo il 100% del guadagno che si ottiene dalla creazione di moneta passerà direttamente dalle banche allo Stato, che è quello, la cosa giusta, perché la creazione monetaria è un potere sovrano e quindi è giusto che ne goda il popolo sovrano. Ma non è che uno può avere un potere sovrano e poi gode qualcun altro, perché non funziona così. Bisogna quindi con una semplice revisione contabile che può fare un ragioniere, non c'è neanche bisogno di un dottore commercialista, perché i concetti in contabilità sono chiari. La contabilità è un modo per rendere conto, quindi applicare la responsabilità che il generale dice, questa responsabilità si può applicare anche nel commercio, e come? Attraverso la contabilità, cioè i conti servono per vedere se uno ha guadagnato, se uno ha perso, se qualcuno ruba o se qualcuno non ruba, e se questi conti sono sbagliati bisogna assolutamente che, se questi conti siano sbagliati, che intervenga la Corte dei Conti, la Guardia di Finanza, che spero verrà sensibilizzata attraverso il sindacato Federscudo, di cui Pappalardo è il promotore, di questo sindacato delle Forze Armate. Anche la Guardia di Finanza dovrebbe vedere che se questi 1.800 miliardi che oggi sono passività bancarie, ma che nessuno sta incassando perché oggi funzionano come la falsa passività di uno che registra una fattura falsa nel suo bilancio, cioè uno registra una fattura di spesa e non ha mai fatto la spesa, e così sono le passività bancarie. È un po' lungo, sarebbe spiegare che questo dipende da quando prima c'era l'oro dietro la moneta, cioè, ma comunque fidatevi, ora l'oro non c'è più, quindi sono false passività. Per farle diventare vere bisogna obbligare la banca a pagare questi soldi, e a chi li deve pagare? Al Ministero del Tesoro. Quindi questo vuol dire, scusate, molto semplicemente, che i 1.800 miliardi creati al sistema bancario diventano un attivo dello Stato e sono il doppio del bilancio dello Stato. Quindi noi passiamo da essere poveri a essere ricchi semplicemente con una correzione contabile, ma non una correzione di cosiddetta finanza creativa, una correzione fatta rispettando i principi della contabilità. Grazie! Allora, una cortesia. Siccome voi non avete messo le mani in tasca, e non avete messo la mano in tasca per prendere i soldi, e l'ho preso. Vedete questi 50 euro? Vedete questi 50 euro? Bene, questi 50 euro non hanno padrone. Non c'è scritto chi è il padrone di questi 50 euro. C'è una sigla BCE che vuol dire, potrebbe anche dire, buoni, coraggiosi e eroici. Neanche hanno il coraggio di mettere per esteso Banca della Comunità Europea. Se voi guardate invece il dollaro americano, c'è scritto The United States of America. Il padrone del dollaro è l'America, è il popolo americano. Noi non siamo padroni di questa moneta. Questa moneta non vale un fico secco, lo sapete perché vale? Perché noi gli diamo valore. Perché andiamo al mercato, gli diamo 50 euro e quello li prende. Ma se noi lo buttassimo nel cesso e lo sostituissimo con quest'altra moneta, Repubblica Federale d'Italia, innanzitutto c'è un nome e un cognome, c'è scritto 50 Italo, e dove c'è l'Italia ben suddivisa, dove vengono eliminate questo Stato unitario con 20 regioni che rubano a pieni mani, noi facciamo invece affidamento ai territori,
ma come la Repubblica Federale Elvetica funziona meravigliosamente, la Repubblica Federale Tedesca funziona meravigliosamente, ma perché non dobbiamo diventare Repubblica Federale pure noi? Signori, la Germania, pur essendo Repubblica Federale, mica non è uno Stato, mica non è unitario, porco Giuda se lo è più forte di noi, però qui si dà importanza al territorio, si dirà alle tre Venezie, signori, siete uno Stato federato, cominciate a lavorare e a occuparvi concretamente del territorio, non che ogni volta io ti devo dare i soldi per farti campare a te Sicilia e a te Sardegna, te Sicilia che sei ricchissima. C'hai petrolio, c'hai frutti del mare, sei morta di fame, il 50% dei giovani che non lavora, basta! Ogni territorio si guarda le sue risorse e le mette in atto. Lo Stato centrale e il cosiddetto governo federale si occupa della difesa, degli esteri e delle relazioni internazionali, ma per il resto sono i sei stati federati che vogliono fare. Signori, questo vuol dire trasformazione, non la pagliacciata mettiamoci d'accordo per dare del reddito di cittadinanza o per dare qualche altra minchiata. Noi vogliamo totalmente cambiare lo Stato e dare una moneta vera al cittadino. In tasca dovete avere veri soldi. Questo vuol dire cambiare le cose, cari amici. Signori, perché vi debbono prendere in giro? Se tu mi eleggi, io ti do 80 euro. L'ha fatto Renzi, ha preso il 40%. Arriva Di Maio e dice io ti do il reddito di cittadinanza, il 32%. Ma non è che così che si risolve il problema. Il problema si risolve innanzitutto la moneta che c'è in tasca vale, perché la stampiamo noi. Vogliamo fare un esempio? Io voglio fare un ospedale. Mi occorrono 100 milioni di euro. Che cosa faccio con la situazione attuale? Metto le tasse ai cittadini. Pagatemi le tasse. Ma non una tassa, il 70% noi paghiamo di tasse, fra tassa automobilistica, la televisione, il 70% dello stipendio ci viene rubato e alla fine l'Italia va in Europa e dice mi dai 100 milioni di euro? Gli stampo i 100 milioni di euro, là ovviamente si dovrebbe dire ti do 100 milioni di euro, quanto hai pagato per la carta e per l'inchiostro? Hai pagato 100 euro? Ecco 100 euro. No, si fottono 100 milioni di euro, come se li avessero venduto a noi un prodotto, patate, verdure, ci prendono 100 milioni di euro e il debito va alle stelle, ma se noi invece diciamo questa moneta la stampiamo noi, e mica c'è bisogno di mettere più tasse. E io mica, la pago questa moneta, la stampo, bom bom bom, gratuitamente, tu cittadino vai a lavorare, tieni 30.000 euro, vai a fare la strada, vai a fare lì, noi diventiamo immediatamente ricchi perché c'è il lavoro, sovrani. Noi, lo sapete cosa è successo dopo il 29, dice ma lei generale che si sta inventando niente, lo ha fatto Roosevelt dopo il 29, lo ha fatto pure la Germania dopo il 33 con il ministro delle finanze Schacht, che prese, stampò moneta e fece autostrade, ferrovie, la Volkswagen è stata fatta lì in quel periodo e la Germania che aveva 7 milioni di disoccupati in 3 anni è scesa a 1 milione, ma ci vuole tanto a fare una politica di questo genere, no? E no generale, e tu devi tener conto di Soros, della Bilderbergen, di Rothschild, di quelle, e questi comandano il mondo. Sono loro che danno i soldi a questi signori per stare al potere, perché il PC che doveva scomparire non è scomparso, perché hanno fatto l'accordo. Non ti facciamo morire, però se tu ci dai lo Stato, bam 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 bam, e ti portiamo al potere. Napolitano Presidente della Repubblica, ma come sarebbe a dire, il PC è morto e abbiamo il capo dello Stato che è un ex comunista. Ma dove siamo? In nessuna parte del mondo è successo questo, che un ex comunista è diventato capo dello Stato. E che capo dello Stato ha rovinato il paese. Noi stiamo pagando per scelte scellerate fatte da quest'uomo che ancora vivo e vegeta e ci rompe ancora, continua a assillarci. Non ne abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di far sorgere il popolo italiano e a dare risposte esatte. Invece di dire signora a lei do 500 euro, non è meglio dire signora a lei non faccio pagare 800 euro di tasse? Non è meglio? Lei la tassa di un'immondizia non la paga più, lei la tassa sull'autovettura non la paga più, lei non paga più l'IRPEF perché lei non la paga la tassa, perché la sta, la sta, la, la
quindi non c'è bisogno di pagare. Ecco perché questa è la vera rivoluzione. Ma perché non lo fanno? Ma perché non lo fanno? Io quando ho visto sorgere il Movimento 5 Stelle rivoluzionario, che parlava usciamo dall'Europa, fuori dall'Euro, ho detto porco Giuda, siamo sulla buona strada, porca miseria. Poi improvvisamente appena annunciano che stiamo entrando nel potere, viva l'Euro, viva l'Europa, viva lo Ius Sole, viva tutto! Ma che ci prendiamo in giro? Ma che pensano che noi abbiamo l'anello al naso? E che siamo così idioti da cadere nella trappola? Noi signori stiamo facendo una grande battaglia, questa si chiama Repubblica Federale d'Italia. Lo sapete cosa vuol dire Repubblica Federale d'Italia? Che contano i popoli liberi e sovrani. Quelli che contano sono i popoli. Il popolo veneto deve dire lui che cosa vuol fare! Il popolo piemontese deve dire lui che cosa vuol fare! Non che arriva dall'alto, tu fai quello che ti dico io e ti metto il governo che vuoi io. Rompete, beccate questo! No, signori! I popoli sono liberi, sovrani, voi siete sovrani. Voi lo sapete che l'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo. Lo sapete quando è successo questo? Nel 48, quando è andato via il re, che lui era il sovrano. E hanno detto, a chi facciamo sovrano? Potevano far sovrano il Presidente della Repubblica. No! Il popolo! E quindi vuol dire che noi siamo i padroni di casa. Lì dentro i padroni siamo noi! È il popolo che è il padrone di quel Parlamento lì! E invece ci tengono fuori come dei pezzenti. E ci mettono i poliziotti e i carabinieri perché temono che persone per bene entrino là dentro. E li vanno a prendere per le orecchie e arrestarli e portarli in galera. Questo è il loro timore. Siccome sono abusivi, sanno di essere in difetto e ci temono. Ci temono. Noi siamo persone per bene. Sarà il magistrato ad arrestarli. E Repubblica Federale vuol dire che noi cambieremo tutta la prospettiva. La forza viene dal basso. Il singolo individuo è un uomo libero e sovrano, un soggetto indipendente e autonomo che non può subire prevaricazione e arroganza da parte di chi che sia. Nessuno gli deve mettere i piedi in testa perché è un uomo libero. E invece ci hanno schiacciato, si mettono d'accordo, fanno quello che vogliono. Al mattino, ma tu ti metti con me, no? Allora facciamo così, io prima faccio l'alleanza con 5 Stelle, con Salvini. Salvini non accetta, mi metto col PD. Ma come sarebbe a dire? Ma come sarebbe a dire? Ma che è diventato una pagliacciata? Mi metto con questo. Io ricordo la vecchia prima Repubblica, non ho mai visto Berlinguer insieme ad Almirante. Non ho mai visto Almirante insieme a Berlinguer. Non si potevano vedere, sì, si scambiavano i saluti, ma non potevano stare insieme Almirante e Berlinguer. Oggi no, stanno tutti insieme. Tutti insieme. Mettiamo tutto, viva l'Italia, tutto l'importante è che ci fottiamo il governo. Questo è l'importante. Hanno fatto il Rosatellum che è fasullo. Con il Rosatellum sono andato lì dentro, col cavolo che esco fuori adesso. Me ne sto lì vita natural durante. Noi invece diciamo al popolo italiano, guarda che bella sta carta. Guardate, quando io ho fatto questa, sono un compositore musicale, ho fatto vedere questa carta al mio assistente musicale, si è messa a piangere. Ma ha detto, generale, ma tu oltre alle opere musicali fai anche le cose poi così belle. Che bella sta moneta! Repubblica Federale d'Italia. 50 Italo! Ma che è sto euro? Ma chi l'ha inventato sto euro? Ma se lo tengono stretto, a noi non interessa! Vi ricordate quando ci hanno detto vi facciamo entrare in Europa? Vi ricordate? E vi faremo più ricchi. Ma vi ricordate quelle parole? Non siete scordati? Diventerete più ricchi! Diventerete più ricchi, ora ditemi la verità. Dopo che siamo in Europa da diversi anni, siamo diventati più ricchi. No, non ditemi, può darsi che io stiamo sia viva sulla luna. Hanno calcolato i nuovi poveri sono 5 milioni. In Italia mai sono stati così alto, è stato così alto il numero dei poveri, signora. Mai così alto. 5 milioni di poveri! Gente che non arriva alla fine del mese a mangiare! Io sono entrato in una casa. A Palermo, oh generale che piacere, a mezzogiorno, le possiamo offrire un caffè? Perché no? Prendiamoci il caffè! E io mi sono seduto, a un certo punto vedo un ragazzo a 30 anni, in pigiama, a mezzogiorno. Scusi, ma questo a mezzogiorno in pigiama che ci sta a fare? E generale non lavora,
non ha mai preso un lavoro. Ma voi vi immaginate, io a 18 anni sono andato a lavorare e mi sono legalizzato, ma sto ragazzo a 30 anni ancora non lavora, è un uomo morto. Abbiamo perso un cittadino della Repubblica, abbiamo perso un cittadino della Repubblica, siamo disperati. Poi guardate gli uomini delle forze armate e delle forze dell'ordine che stanno dietro di noi, li trattano a calci in faccia, gli bloccano 10 anni di contratto di lavoro e di riordino delle carriere. Io mi sarei aspettato dopo 10 anni gli diamo un po' di arretrati, no? Glielo posso dire io quanto mi hanno dato di arretrati? Glielo posso dire, 85 euro quando gli spettavano 15.000 euro. Come mai non trovi soldi per questi uomini che stanno qui a dare il sedere per il paese? Come mai non trovi soldi per loro? Ah no, per l'Alitalia si trovano, per il Montepaschi di Siena si trovano. I soldi per queste associazioni a delinquere si trovano, mentre per i poliziotti e per i carabinieri calci in faccia. Ma voi avete mai fatto il servizio di uomo delle forze dell'ordine? Io l'ho fatto per 42 anni. Ho sputato sangue per 42 anni. Non ho fatto il signorino. Io sono stato in Calabria, sono stato nelle zone terremotate, io mi ho sputato sangue contro il terrorismo e contro la criminalità. So quello che fanno questi ragazzi, eppure vengono trattati a pesci in faccia. E temono che loro mi vogliano bene. Avete visto che hanno allontanato i carabinieri? C'erano i carabinieri, li hanno allontanati, hanno paura che io li possa plagiare. Che io possa plagiare i carabinieri, hanno allontanato i carabinieri. Ma che pensano, che i carabinieri siano degli imbecilli che non ragionano con la loro testa? Signori ufficiali, la dovete smettere di considerare il carabiniere un uomo di serie B! Il carabiniere ha un'antichità e deve sentire quello che dice loro! Noi andiamo per la libertà, per la legalità. Nessuno ci fermerà. Vuoi tu dire qualche parola, caro Roberto? Bravo, bravo generale! Bravissimo generale. Sono Roberto Severoni, segretario regionale Veneto. E come Salvatore Reynaud voglio essere alla destra del generale Pappalardo per sostenerlo in questa battaglia. Cos'è il Veneto? Quando si parla del Veneto tutti ricordano che è stata indicata come la locomotiva economica italiana. Cos'è rimasto ora in Veneto? Una regione di popolazione che lavora duramente da mattina a sera, ma di quella che era la locomotiva è rimasto solo qualche vagone. L'unica parola che non è stata mai pronunciata da questi politici in campagna elettorale è stata delocalizzazione e come loro ritenevano di poter far fronte a questo problema. Questo Parlamento di usurpatori, come noi abbiamo denunciato, non ha fatto danni solo a livello economico, ha fatto danni ben più profondi nel tessuto sociale della nostra regione Veneto, che è stata la più colpita per i suicidi imprenditoriali. Ma un imprenditore veneto non ha paura di affrontare Equitalia, no. Non si suicida per affrontare Equitalia. Un imprenditore veneto non ha paura di affrontare l'ufficiale giudiziario che lo può venire a pignorare. Non si suicida per quello. L'imprenditore veneto si è suicidato perché non ha saputo sopportare le lacrime dei suoi operai e dipendenti che non riusciva a cui pagare il suo stipendio. Vero! E il pianto di vero. Mamma e di papà che non potevano dar da mangiare i loro figli e continuavano a lavorare in fabbrica nella speranza di una ripresa. Per questo l'imprenditore veneto si è suicidato. E voi? Che lo difendete questi usurpatori pensando che solo ci hanno alleggerito la saccoccia, non è così. Hanno ferito profondamente un paese. E se io vado ad ammazzare una persona vengo arrestato. Ma se io quando ricevo la delega dal popolo italiano per far fronte ai problemi del popolo, me ne frego e produco un danno così profondo da far suicidare gli italiani, qualcuno deve dire basta! E noi vogliamo che a dire basta lo siano le forze dell'ordine! Bravo! Bravo! Andrea, mi vuoi mi a dire due parole, Andrea? Intanto ringrazio il generale. Allora, io sono Andrea Nato Castellani, tengo a precisarlo. Bravo! Forte! Perché non sono più, ahimè, mio malgrado,
cittadino italiano, mio malgrado ho dovuto recusare la cittadinanza italiana per avere i miei diritti, per fare i miei doveri, cioè quello dell'uomo naturale, nella legge naturale. Ed essere stufo di vedere soprusi, collusioni e tutti questi giochi che con le magistrature colluse e corrotte portano gli imprenditori, i cittadini, i padri e le madri. Guardate, mi stanno già controllando. Io c'ho il cellulare che avranno almeno 30-40 orecchie pelose perché sono sotto controllo. Ben venga il controllo, io sono trasparente. E allora vi dico che molte cose vi sono state nascoste, non vado oltre, studiate, ci sono le leggi internazionali a cui io sto mandando conoscenze e condivisione al generale Pappalardo, sono un alleato come, ripeto la parola, nativo italico, nativo italico del territorio, e sono io con gli altri nativi che abbiamo giurisdizione sopra chiunque, ma in onore e in verità, non con la violenza e non con i soprusi. Guarda caso, credo di essere insieme a me e ad altri uno dei pochi a cui la persona fisica Sergio Mattarella, ovvero la personalità giuridica o persona giuridica Sergio Mattarella, è nei miei confronti di altri sconosciuto. Sì. Perché ha ricevuto rispondere un atto giudiziario internazionale estero affidabile, nella quale io chiedo a te spiegazioni della tua truffa e della tua collusione, oltretutto illegittimo già, perché lui non è un presidente della Repubblica, anzi per me è ancora sconosciuto. È sconosciuto e pertanto, come nativo, ho dovuto, mio malgrado, uscire dal sistema. E si può fare. Rispetto il generale Pappalardo, anche i ragazzi in onore, io parlo di quelli in onore, non quelli in disonore, quindi ha il mio appoggio e il mio rispetto. E come nativo fuori dal sistema sarò un alleato fino a quando poi le cose si sistemeranno e vedremo di risolvere le cose di quello che ci lasceranno alle spalle. Questo è il mio appello, anzi il mio suggerimento, studiate, informatevi anche che ci sono le leggi internazionali che prevedono quelli che sono i diritti degli esseri umani, ma soprattutto degli uomini nativi dei territori. Sono stufo di vedere i bambini morire per i vaccini. Bravo, sono stufo di vedere gli imprenditori che vengono e vanno a togliersi la vita perché non ce la fanno a pagare banche corrotte e colluse. E non solo, sono stufo di vedere uomini che non hanno il coraggio di tirare fuori gli attributi, perché là dentro, e io voglio che mi ascoltino, là dentro devono capire che il nativo italico è superiore alla loro giurisdizione, perché loro rappresentano un'azienda, non più la Repubblica, neanche uno Stato sovrano italico. Giusto. Quindi, scusate, se tu sei un'azienda e sei una Republic of Italy registrata corporation alla SEC, Security Exchange Commission, SEC numero 52782, documenti pubblici inconfutabili, allora sei un'azienda, devi fare un contratto con me, come la Vodafone, la Telecom, la TIM. Quindi se il generale Pappalardo ha bisogno di strumenti, bene, io ci sono generale, lei mi chiami e io sarò sempre presente a suo fianco come nativo del territorio, e lei col suo gruppo io sarò sempre a suo fianco. Non ho altro da dire, perché sennò starei delle ore. Comunque tirate fuori l'orgoglio italico, l'orgoglio sovrano. Fate valere i vostri diritti nel territorio, ci stanno distruggendo le terre, ci stanno distruggendo tutto e io dico no a questo, né col mio consenso. Chiaro? Grazie. Bravo! 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 Non solo, cari amici, trivellano il nostro mare i francesi, entrano nel territorio, arrestano persone nel nostro territorio e i carabinieri e i poliziotti stanno a guardare qualcuno che entra nel territorio. Io, se fossi stato il capitano comandante di quella compagnia, avrei preso a calci nel sedere i francesi che entravano nel territorio italiano. Come vi siete permessi di entrare nel territorio della Repubblica?
Una volta è successo questo, quando gli americani sono andati a Comiso per prendere e arrestare una persona che era in nostra custodia. L'allora capo del governo diede ordine ai carabinieri, che erano veri carabinieri, di opporsi con i mitra in mano. Gli americani hanno preso gli aerei e se ne sono scappati via, perché quando ai carabinieri si danno ordini veri, i carabinieri obbediscono, non si fanno confondere, obbediscono, e gli americani sono scappati a calci nel sedere. I carabinieri avevano i mitra in mano, se vi avvicinate vi spariamo, perché a casa nostra comandiamo noi. Questo è un concetto fondamentale, a casa nostra comandiamo noi. Ma non vedete, arriva Trump e dice annulliamo tutti i contratti e tutti vanno in tilt. Arriva la Germania, annulliamo contratti. Ma l'Italia quanto conta? Un conta niente l'Italia. Gentiloni vale quanto il tuo discorso di Briscola, quando a Briscola a bastoni e lui c'ha loro il seme in a coppe. Non valgono niente, sono zero. Là dentro non sono solo abusivi, sono zero. Una volta dice rubavano, però lavoravano e facevano. Questi non solo non lavorano, sono incapaci, ma non fanno niente per il popolo, stanno distruggendo il paese, non si assumono alcuna responsabilità. Non dicono la colpa, arriva il procuratore della Repubblica di Roma. Questi hanno arrestato Mattarella, adesso decido. Avete arrestato bene, arrestiamo Mattarella, oppure avete arrestato male, arrestiamo voi. No, non decide. 21 dicembre, attenzione, non è che abbiamo arrestato Peppino Cacace, abbiamo arrestato Sergio Mattarella, e il verbale è alla stazione Carabinieri di Roma Quirinale. Vuoi decidere sì o no? Bravo. Le televisioni, bravo, dove sono? Le televisioni vendute, dove sono? E lo dicono al popolo che Sergio Mattarella è stato dichiarato in arresto, e il procuratore della Repubblica non decide quello che bisogna fare. Io darei la parola a questo nostro amico, che pur essendo fin da quando era ragazzo infortunato per aver perso un arto, è un combattente con gli attributi che non possono finire. Bravo! Grazie, sono orgoglioso di essere oggi qui in piazza con voi, perché è una giornata bella e all'insegna dell'amicizia. Noi portatori di diritti da tempo siamo perseguitati da questo sociale, addirittura siamo considerati falsi invalidi. Oggi spero in questa giornata che anche la libertà un domani possa finalmente essere considerata una libertà di disabilità. Non aggiungo altro perché lascio spazio ad altri. Grazie. Grazie, bravo. C'è un amico che vuole parlare, io devo volentieri la parola. Buongiorno a tutti, mi chiamo Sergio Ventura, vengo dalla una delle... Voce! Ho purtroppo poca voce perché provengo da un'influenza. Purtroppo, diciamo, provengo da una delle più belle zone, insieme a tante altre zone della Campania, che è l'Alto Casertano, un parco regionale. Allora, io sono un imprenditore, non sono neanche più un imprenditore, sono un ex imprenditore, non lo so. Una vittima di Equitalia, sono una vittima di anatocismo bancario. Me come tanti, e sono sicuro, me come tanti che stamattina siamo qui, mi sono avvicinato al movimento del generale perché vedo innanzitutto onestà e trasparenza e la chiarezza nel dire le cose, perché questi signori sono molto bravi a dirci una cosa e a farne un'altra. Sono mogli traditrici che anziché andare a fare la spesa fanno altro. Io dico una cosa al signor Di Maio, attenzione, perché dico una cattiveria, giocare con il culo degli altri è troppo facile giocare col culo degli altri. Iniziate a giocare con il vostro culo, e vi rendete conto che cosa vuol dire alzarsi la mattina e andare a produrre per pagare uno stipendio a un operaio, che cosa vuol dire combattere con Equitalia quando ti hanno dato uno sgravio su un dipendente dopo 7 anni
me l'hanno richiesto indietro perché hanno detto che non avevo diritto. E mentre praticamente combattevo con gli avvocati, ho avuto la casa all'asta, l'ho dovuto far comprare un'agenzia immobiliare e gliela sto pagando. Grazie signori, i miei figli, voglio farli rimanere in Italia, il terreno, la terra dei miei genitori, la terra di tutti noi. Per quale motivo? Al mio paese si usa un detto, abbiamo fatto i caldi dentro e i freddi fuori. Arrivano questi signori che non si accontentano neanche se gli offri un panino, vogliono i soldi. Mio padre e mia mamma sono stati degli emigranti. Mio padre è stato messo, nonostante stava benissimo, in quarantena. È stato messo in quarantena. Questi signori non pagano pullman, non pagano treni, non pagano un tubo e se gli offri un panino si arrabbiano perché vogliono i soldi. Ogni nero va a cambiare 100 euro di monete alla cassa al giorno e su questo ci guadagna la criminalità organizzata. E noi se abbiamo da dare un 10 euro a una persona che ha bisogno e gli vogliamo far stirare le camicie in casa, ci denunciano, ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Noi dobbiamo andare a comprare un voucher per una persona che ci viene in casa a stirare, perché casomai mia moglie non può stare in casa a stirare, che con uno stipendio solo non ce la facciamo. Questo è quanto. Io sono... Veramente voglio vendermi il sangue per il generale e per tutti quanti Bravo! Per questa causa. Bravo! Io sono stanco, me come tanti. Grazie generale. Bravo! Io adesso vorrei dare la parola a un questore di polizia, perché pensano che siamo solamente carabinieri, militari. No, c'è un questore di polizia! È qui! Bravo! Grazie generale, io sono un architetto. Sono un architetto ricercatore iscritto all'albo degli architetti di Padova, un ex vicequestore e adesso questore in pensione. Io appoggio pienamente l'iniziativa del generale perché Avvicino. Pensavo che io fossi il solo ufficiale coraggioso in Italia. Nel 77, pensate, ho denunciato un prefetto, il prefetto di Padova, perché aveva 7 poliziotti inservienti, camerieri, sciacquini, eccetera. Lo hanno rinviato a giudizio, a me il giudice istruttore ha detto hanno avuto paura di condannarlo. Ecco, questo mi fa ricordare l'illegalità attuale. Adesso abbiamo fatto un salto di qualità, si è arrivata a un'illegalità diffusa, ma avete sentito cosa ha detto il generale? Il dottor Grattelli di Catanzaro, procuratore del Puglia, ha detto che adesso la mafia ha fatto un salto di qualità. Mentre prima chi voleva essere eletto si rivolgeva alla mafia per avere i voti, adesso è la mafia che designa i candidati alle elezioni. Abbiamo toccato il fondo! È una cosa enorme questa. E allora, però allora io ho capito una cosa, e il giudice istruttore mi ha detto hanno avuto paura di condannare, ma come la legge è uguale per tutti e in quel caso per il prefetto non è uguale per tutti. Però allora ho capito una cosa, è necessario per trasformare lo Stato avere i progetti. Io allora, in 40 anni di attività progettuale, ho redatto oltre 40 progetti di riforma strutturale dello Stato. Sono come 40 tesi di laurea che durano almeno un anno. Questo con la collaborazione di vari esperti e anche professori universitari. Nel 2013 ho presentato 7 petizioni sui primi 7 progetti più urgenti: sicurezza, ambiente, scuola, sanità, sviluppo dell'occupazione, riforma fiscale e piano turistico. Il turismo è il petrolio dell'Italia, ma non è mai stato fatto un piano nazionale. Io l'ho redatto come architetto, come esperto e l'ho presentato al Paese. Adesso noi li ripresentiamo con il generale, siamo d'accordo che ripresentiamo di nuovo questi progetti al Parlamento. E il 23 maggio vi invito tutti, abbiamo già concordato, stiamo organizzando un convegno alla Camera dei Deputati per presentare questi 7 progetti e lì parleremo dell'illegalità. Abbiamo anche fatto un progetto sulla nuova legge elettorale. Ebbene questo, più i 7 progetti verranno presentati, ripresentati e noi vogliamo che vengano analizzati ed approvati, perché
5 presidenti di commissione ci hanno ricevuto e ci hanno elogiati, che bravi che siete stati a fare i progetti, però sono nel cassetto. E basta. Adesso li devono tirare fuori dal cassetto ed approvare, perché questo è lo strumento che cambierà lo Stato da così a così, lo renderà efficiente. Pensate che solo il progetto sicurezza fa recuperare oltre 600 miliardi di euro annui che vengono persi per le leggi del genere, oltre poi 80 miliardi di corruzione e i 194 miliardi di euro di signoraggio bancario. È una cosa enorme. Ma noi abbiamo un progetto di tutela dell'ambiente. I terremoti creano un danno ogni 4-5 anni di vite umane enorme, inestimabile, e danni economici ingentissimi. Per cui noi con questi progetti desideriamo trasformare lo Stato e lo faremo. Bravo. Allora, l'alleanza, bravo, Pappalardo è proficua. Capita proprio al punto giusto. A fagioli. Bravo, bravo. E dare la parola a un personaggio abbastanza originale, che ha una sua caratterizzazione. Mi ha invitato al suo convegno sui diritti violati. Io ho detto che il primo grande diritto che viene violato al cittadino è quello di vedere continuamente in televisione le solite facce, ce le propinano a tutte le ore, al mattino, io mi sveglio presto, alle 5:30 apro la televisione e ci sono loro, alle 6:30 ci sono loro, alle 7:30 ci sono loro e ci sono sempre loro, perché pensano di poter convincere la gente che poi li andranno a votare. Attenzione che in Friuli hanno avuto la prima batosta, il 49% è andato a votare. La gente si è rotta le scatole di vederli. Grazie. Allora, mi presento, sono il ricercatore Emiliano Babilonia, ho denunciato 21 volte le tecnologie clandestine che vengono utilizzate dalla nazione italiana occulta, cioè da coloro che operano attraverso agenzie segrete deviate sopra la popolazione italiana, sia attraverso il progetto delle scie chimiche che è a larga scala, ma sia attraverso un sistema che controlla e spia tutto ciò che praticamente è il controllo telematico, il controllo della nostra vita. Cioè tutti i social network vengono controllati, spiati, tutte le nostre mail, le nostre telefonate vengono controllate, spiate, e purtroppo questo costa miliardi di euro al nostro Stato, cioè costa al popolo italiano miliardi di euro spendere tutto questo ben, tutte queste tecnologie che sono praticamente, silenzio, tecnologie clandestine. Quindi quando ho chiamato il generale Pappalardo per parlare proprio di queste argomentazioni dei diritti violati e per parlare anche di come molte persone in Italia vengono sottoposte a determinate frequenze o a determinati sistemi di radiazioni che purtroppo molti non sanno, ma io ho fatto delle analisi con delle strumentazioni professionali, abbiamo individuato delle frequenze fortissime che penetrano anche il nostro corpo creando molte patologie. Io non voglio dire che qualcuno dello Stato voglia creare patologie per far sì che vengano venduti farmaci oppure per far sì che vengano ricoverate le persone in determinati posti tipo ospedali o TSO eccetera eccetera, ma dobbiamo pensare che l'Italia spende 300 e passa miliardi solo per le cure, i farmaci relativi alla psichiatria o tanto altro. E abbiamo iniziato un piccolo cammino con il generale che praticamente andrà avanti anche per molto tempo, perché io denuncio ingiustizie. Silenzio! Ci sono molte persone anche delle forze dell'ordine e delle forze armate che vengono sottoposti a questi attacchi con armi tecnologiche o tecnologie psicotroniche, e noi dobbiamo combattere per proteggere i nostri figli e il futuro anche della nazione, perché non è giusto che vengano spesi miliardi di euro per comprare armi e tecnologie che in realtà non servono per la sicurezza, ma servono solo per lo spionaggio della popolazione italiana. Pensate che ogni giorno vengono registrati 2,5 miliardi di telefonate attraverso un sistema che decodifica tutto quello che noi facciamo. La nostra vita ormai è diventata
un archivio all'interno di un database e attraverso questo database loro possono gestire la nostra vita come vogliono. Pensate che ci sono dei sistemi radar in grado di scannerizzare determinate frequenze sul nostro corpo e creare malori, patologie, disturbi di ogni genere. Quindi dobbiamo cercare di unirci anche al generale e cercare di denunciare anche questo, perché io proporrò di portare al Parlamento anche una proposta relativa al controllo queste radiazioni o di queste frequenze che vengono praticamente sparate da tutte le parti. E quando uscirà la nuova tecnologia del 5G attraverso i nostri sistemi cellulari e quando utilizzeranno i nuovi ripetitori che metteranno all'interno della corrente elettrica attraverso le onde convogliate o attraverso i ripetitori dei telefonini, noi diventeremo delle antenne umane e capteremo tutte queste frequenze di disturbo. Dopo, altro che mal di testa, dopo avremo veramente disturbi gravi che creeranno veramente gravissime patologie a tutta la nazione italiana. Vi ringrazio a tutti quanti. Grazie, bravo! Il buon Emiliano l'altro giorno mi ha fatto mettere il dito a un pulsante e mi ha fatto vedere come le mie onde elettromagnetiche andavano con un picco elevato in alto. E lui mi ha detto: lei è carico. Generale, lei è carico di onde elettromagnetiche, perché con tutte queste apparecchiature lei, se non si rende conto, ma si carica. Lo sapete cosa vuol dire caricarsi? Ve lo posso dire io? Me lo diceva il mio autista quando mi portavo in macchina: ma scusi, generale, ma come mai stamattina lei è così incavolato? Non ero naturalmente incavolato, ma questa carica ti porta a uscire fuori dai gangheri spesso e volentieri. Certe volte do una rispostaccia a qualcuno, ma non dipende da me. Viviamo in un mondo convulso e pieno di onde elettromagnetiche. L'altro giorno ho preso il web e ho guardato una cosa interessante. È una inchiesta che è stata fatta da Rai 3. Il signor Sergio Mattarella, mentre era ministro della difesa, ha spergiurato davanti al Parlamento che non veniva usato l'uranio impoverito in Jugoslavia. Come no? Abbiamo avuto 1500 casi di ragazzi malati, abbiamo avuto morti. Ebbene, questo fa il capo dello Stato. C'è uno che da ministro della difesa dice che in Jugoslavia non è stato usato l'uranio impoverito e poi viene sputtanato in questa maniera dalla RAI. Fa il capo dello Stato quest'uomo, che nel 2014 era giudice della Corte Costituzionale e ha detto che il Parlamento era fasullo, la legge che le aveva letta era incostituzionale. L'anno dopo lo stesso Parlamento che lui ha delegittimato lo ha eletto capo dello Stato e lui si è beccato la bella elezione. Come sarebbe a dire? È come se io, presidente, magistrato, condanno una società al fallimento, l'anno dopo quella società mi fa presidente. Ma dove siamo? Ma dov'è il senso dello Stato, il rispetto delle istituzioni? Non poteva fare il capo dello Stato lui, che come giudice l'aveva condannato a questo Parlamento. Dovevi dire: vi ringrazio, siete molto cari e affettuosi, ma io non posso fare il Presidente della Repubblica perché vi ho condannato. Ho detto che siete delegittimati, fa il Presidente della Repubblica. Cioè, vabbè, però appena arrivato Presidente della Repubblica nel 2015 vi ha mandati subito all'elezione nel 2018, 3 anni dopo. Ma scusate, ma quando noi siamo andati il 21 dicembre ad arrestarlo, avevamo torto o ragione ad arrestare un soggetto che non è... Ragione! Ragione! Io per 42 anni ho fatto il carabiniere, ho spaccato il capello in quattro. Io per andare con una donna dovevo andare a fare 100 km fuori dal mio territorio, perché nessuno lo doveva vedere, lo doveva sapere, perché ero il capitano e non nessuno lo doveva sapere. Pensate che una volta io alle 10:30, alle 11 di sera, scrivevo una lettera alla mia fidanzata, l'andavo a imbucare. Mi inerpicavo per il paesino e imbucavo la lettera. Arriva il mio appuntato e dice: signor capitano, ma lei la sera che fa? Prendo una lettera, la scrivo alla mia fidanzata, la vado a imbucare, non lo faccia più. Non posso scrivere nemmeno alla fidanzata, no! Alla fidanzata lei può scrivere, ma non deve andarla a mettere in quella buca!
perché lei non si è accorto che quando arriva si apre la finestra e la bella signora appare e la gente cacchiera. La gente cacchiera. Ho dovuto cambiare la bocca. Questo vuol dire avere il senso dello Stato. Perché io ero capitano, perché mi aveva mandato l'arma in un posto a far rispettare la legge dello Stato. Quello da magistrato condanna il Parlamento e diventa Presidente della Repubblica. Ma come io cambio la buca e lui fa il Presidente? Ma dov'è la proporzione? Io cambio la buca e lui fa il Presidente della Repubblica. E poi abbiamo saputo un fatto terrificante. Ma non perché l'abbiamo detto, l'abbiamo letto sul giornale, il Fatto Quotidiano, che non è stato mai sfottanato da nessuno. Il papà di Sandro Giammattarella, Bernardo, a detta di qualche pentito, di un pentito, era un uomo d'onore della famiglia di Castellammare. Facciamo mancare niente. E noi rimaniamo allibiti. Io, generale dei Carabinieri, come volendo, porco miseria, scrivo una lettera al Presidente della Repubblica, ma è vero o non è vero? Non ci ha risposto. Mi vuoi rispondere? E poi vado a leggere in un articolo nel diario di Amintore Fanfari, 7 dicembre 1963. Come si può fare, ministro del commercio con l'estero, Bernardo Mattarella, che è connivente con la mafia? E mica un pentito. Amintore Fanfari non è un pentito! Amintore Fanfari non è un pentito! Ha fatto un'affermazione grave, che è scritta nel suo diario. Ma nessuno dice che è vero o che è falso. E nemmeno il tribunale. Perché quando Francesco Di Carlo ha fatto quell'affermazione, io mi sarei aspettato, il presidente Francesco Di Carlo è un cialtrone, non ha detto il vero, no, è pienamente attendibile. Nella sentenza Rostagno, il processo Rostagno, c'è scritto è pienamente attendibile. Allora mettiamoci d'accordo, chi abbiamo come presidente della Repubblica? Che soggetto abbiamo? È un soggetto che dobbiamo, quando lo vediamo, dobbiamo inchinare le bandiere, suonare l'inno. Oppure ci dobbiamo vergognare. Ma nessuno lo dice. Vergogna. Nessuno lo dice. Lo diciamo solamente noi, tutti zitti. Cosa fanno i partiti? Movimento 5 Stelle, Lega, perché non parlate e non ci chiarite? Noi vogliamo sapere la verità. Noi non vogliamo accusare nessuno. Noi non vogliamo dire se questo è vero o è falso, ma qualcuno ci dica se è vero o è falso. E non ce lo dicono, eppure abbiamo scritto. Noi siamo il popolo sovrano. Vogliamo sapere. Quando c'era Pertini, bastava scrivere una lettera e Pertini rispondeva. Questi non rispondono. Hanno la coda di paglia, non rispondono, signora. Siamo avviliti. Non ci rispondono perché il popolo italiano non reagisce. Il popolo italiano sta zitto, sopporta tutto. In Romania le hanno buttati nei cassonetti degli immondizi. Vero! Ci sono volati calci in culo. Qua no. Siamo brava gente, generale. Sono fuori legge e rimangono. E i carabinieri e i poliziotti fanno finta di non sentire. I miei colleghi fanno finta di non sentire che questi sono fuori legge. Fanno finta di non sentire. Qualcuno ci dica che stiamo dicendo il falso. Il magistrato emette un provvedimento. Il generale Pappalardo sta dicendo il falso. Lo mette per iscritto in un provvedimento e me lo manda. E io da uomo dell'istituzione, signor sì, comandi, c'è stato un magistrato che ha detto, e a questo punto mi allineo. Ma questo magistrato lo vuol fare questo provvedimento o no? È da 2 anni che scriviamo e non ci calcolano per niente, eppure siamo il popolo sovrano. Siamo il popolo sovrano, signora, noi siamo il popolo sovrano, veniamo ignorati. Ma avete visto se c'è una televisione? Cioè noi, il 21 dicembre siamo andati ad arrestare il capo dello Stato, non è venuto nessuno. Qua avessimo arrestato Peppino Cacace. Ci avete arrestato Peppino Cacace, chi se ne frega. Siamo andati al Quirinale ad arrestare Sergio Mattarella. Ho telefonato, abbiamo arrestato Sergio Mattarella, risposto di Feltri. Ma deve sapere lei, generale, io ho detto Feltri, cambia il titolo del giornale. Invece di libero chiamalo schiavo, che è meglio. Mettiamoci d'accordo, chiamalo schiavo. Ma si può andare avanti che un popolo va ad arrestare il Presidente della Repubblica e nessuno dice niente? E nessuno ci dice qualcosa? Signore, sono passati 4 mesi, io sono libero. Non mi è arrivato un avviso di garanzia, anzi no, un avviso di garanzia mi è arrivato. Devo dire la verità. Non è che mi hanno mandato l'avviso di garanzia perché ho arrestato Mattarella, perché stavo facendo una manifestazione non prefissata, un reato convenzionale.
sappiamo qualcosa. Cioè noi siamo andati al Quirinale, dovevamo dire a cosa? Siamo andati ad arrestare il capo dello Stato, glielo dovevamo dire. E ce l'abbiamo detto. 3 giorni prima siamo andati in questura, io e il commissario Pino. Pino, vuoi venire qua? Vieni qua, commissario Pino. Siamo andati in questura e ci scusate, fra 3 giorni arrestiamo il capo dello Stato. Come? Fra 3 giorni arrestiamo il capo dello Stato! Gliel'abbiamo detto 3 giorni prima! E il capo di gabinetto mi ha risposto, noi le vogliamo bene, generale, però lei deve capire che cercheremo di impedirglielo. Invece di dire, ma che sta dicendo lei? Arresta il capo dello Stato, lei deve essere arrestato immediatamente, e invece non dicono niente, e lo lasciano sempre lì al Quirinale, e questo si permette di dire, io sono un arbitro corretto. Quale arbitro corretto? E lo dice davanti ai bravi ragazzi della Juventus e del Milan, fatemi fare l'arbitro corretto, ma dov'è l'arbitro corretto? Io l'arbitro corretto lo intendo diversamente, l'arbitro corretto, un uomo che rispetta la Costituzione, questo è l'arbitro corretto. E invece siamo nella palude, nel pantano, uscisse fuori un parlamentare di questi che sono stati eletti, perché non vengono? Addio, avete ragione, non sanno nemmeno loro che sono abusivi, che se cambia la storia e il popolo si incazza, li prendono per le orecchie e li arrestano per strada, perché non sanno che c'è l'articolo 383 del codice di procedura penale. Non lo sapete, ve lo dico io conosco il codice. Il cittadino che sorprende un tale che commette un delitto in flagranza perseguibile d'ufficio lo può arrestare. Per cui, cari cittadini, lei vede un parlamentare abusivo, lo può arrestare, lo prende e lo porta in caserma. Se è abusivo, lo arresto. Lo potete fare. C'è la sentenza. Lo prevede il codice di procedura penale. E poi naturalmente si instaura il processo e vediamo un po' se hanno ragione loro o abbiamo ragione noi. La legge consente al cittadino di arrestare, ma di consegnare subito l'arrestato nelle mani delle forze di polizia. Qualcuno ha detto, ma come mai non ci avete messo le manette addosso? Non è previsto che noi mettiamo le manette. Non è che il cittadino cammina per strada con le manette dietro il culo. Non è previsto, signori. E noi lo prendiamo, consegniamo alle forze di polizia. Devono essere le forze di polizia che devono arrestarlo. E mettete le manette. E questo è il fatto che ci sta annientando. Perché in questo caso, cari amici, non esiste più la giustizia. Non esiste più lo Stato. Non esiste più nessuno. E quando siamo andati ad arrestare la Boldrini, allora siamo andati nel suo covo a Milano, circondato da 300-400 brutte figure che stavano lì a osannarla. Noi siamo entrati, signora Boldrini, la dichiariamo in arresto perché lei non è il presidente della Camera. Mi stavano aggredendo, mi sono venuti addosso. Meno male che avevo una ventina di persone che mi proteggevano, anche i poliziotti mi hanno protetto. Io ho detto, lei che cosa vuol fare? Lei mi vuole picchiare perché sto arrestando una che è un'usurpatrice di potere? Ma non è che la Boldrini ha detto, il generale ha torto, perché io sono stato a convalidata, io sono a posto. No, mi ha detto, questo generale non ragiona, è fuori di testa. Fuori di testa. L'ho querelata per diffamazione e mi ha messo alle calcagne il questore di Milano, che mi ha avviato il procedimento di foglio di via obbligatorio a me, Il foglio di via obbligatorio si dà ai delinquenti, ai terroristi, a un generale dei carabinieri, il foglio di via. Vergogna! Ma dove siamo? Vergogna! Ma chi è questo questore di Milano? Questo questore di Milano che ha avviato il procedimento? Gli abbiamo fatto una bella lettera, si è rimangiato tutto, ha archiviato subito tutto, perché ha capito che stava facendo una minchiata. Si è fermato immediatamente. Ma chi è questo questore? È un questore che ha ricevuto 5 mesi di reclusione perché ha aggredito una pattuglia di carabinieri. Ora ditemelo poco, Minniti, ministro dell'interno, poteva fare questore di Milano uno condannato a 5 mesi di reclusione perché ha aggredito una pattuglia di carabinieri, cioè quei carabinieri che lui comandava? Ma come fai? Cioè uno viene condannato a 5 mesi perché aggredisce una pattuglia di carabinieri e lo fai questore? Ma questi signori Minniti, la signora Pinotti, che avvia un procedimento nei miei confronti per farmi degradare, per farmi togliere il grado di generale, eh sì, carabinotti, ci riuscirai. Perché a Firenze
sono andato a difendere quel povero carabiniere, che questa signora sciagurata ha aggredito con male parole, dicendo che era, aveva usato un simbolo nazista. Io da padre di famiglia, più che da generale dell'arma in congelo, da padre di famiglia, mi sono preoccupato, sto ragazzo si può anche sparare. Aggredito in quella maniera, non difeso dai vertici dell'arma, non difeso dal comandante dell'arma. Vero! Sono lì a Firenze! Vero! Sono entrato in caserma, i carabinieri di Firenze mi hanno abbracciato! E mi hanno detto: generale, grazie per essere venuto a proteggere questo povero ragazzo. Io ho detto: guai a chi tocca questo ragazzo, perché farà i conti con me. E l'ho detto a voce alta: guai a chi tocca questo carabiniere! Bravo! Bravo! Bene, l'arma dei carabinieri ha chiuso l'istruttoria. Ha detto che il carabiniere con quella bandiera non è esposto, non ha fatto nulla. È innocente, lo hanno assolto totalmente. Ora ditemi una cosa, la signora Pinotti che figura sta facendo adesso? Di che merda. Ha sbagliato totalmente ad attaccare quel carabiniere. Di merda. Che figura ci ha fatto? Tu, ministro, che vai ad attaccare un povero ragazzo di 20 anni. Signora, lei ha un figlio a 20 anni. Non si sarebbe strappare il cuore a vedere un ragazzo attaccato così dal ministro della difesa? Povero ragazzo, bene, sono stato solo io ad andare lì a difenderlo, e solamente perché ho detto si deve vergognare, ha avviato l'inchiesta nei miei confronti. Ah sì. Ma scusa, ma ti sei sentito offesa? Mi fai querela? Mi quereli? No, che mi avvii l'inchiesta formale, e gli stati maggiori militari, i vertici acconsentano. Ma questa a casa mia vuol dire politicizzazione delle forze armate. Le forze armate obbediscono a un ministro di 4 soldi che si permette di andare a toccare il ministro della difesa, e quindi lo aggrediamo. Io vorrei ricordare a questi vertici delle forze armate e delle forze dell'ordine troppo supini un detto di Gesù Cristo: chi di spada ferisce, state attenti che poi la inviamo noi l'inchiesta formale nei vostri confronti, e andremo a vedere come mai un comandante generale dell'arma che è stato indagato per aver svelato ad alcuni suoi amici le questioni relative a un processo, questo comandante generale che gli abbiamo detto vattene via, che stai rovinando l'arma rimanendo a fare il comandante generale, questo si permette di fare l'inchiesta nei miei confronti? Come sarebbe a dire? Tu hai infangato l'arma. Per 2 anni l'arma è stata infangata da questo tuo atteggiamento invece di andartene via. Io gli ho mandato un messaggio: vattene via, dimettiti. Non puoi continuare a fare il comandante generale. E lui è rimasto e avvia l'inchiesta nei miei confronti, che mi comporto bene e sto dando lustro. Ditemi una cosa, cari amici, cari carabinieri, cari poliziotti che mi state ad ascoltare. Io sto infangando l'arma dei carabinieri? O sto dando lustro all'arma dei carabinieri difendendo la legalità? Bravo! Voi della Digos, bravo! Voi della Digos che registrate tutto, sto infangando le istituzioni o ti sto difendendo la legalità del mio paese? Perché non fate un bel rapporto e dite al ministro dell'interno nuovo: la vogliamo smettere di attaccare il cittadino che è fuori e pretende la legalità? Bravo! Speriamo, perché io come capitano dei carabinieri, quando ero in servizio, io facevo i miei rapporti. E se qualcuno aveva torto, anche se era un politico, lo menavo. Perché vale molto di più la legge che l'arroganza del potere. Questo bravo, vuol dire essere bravo, servitori dello Stato. Questo, cari amici, vuol dire essere servitori dello Stato e non del potere. E delinquenti. Hai capito? Ecco perché vi dico, cari amici, la dobbiamo smettere di chinare il capo davanti a questi prepotenti di 4 soldi. Sono prepotenti di 4 soldi. Ma il popolo si sta svegliando piano piano. Loro pensano, cari amici, di decondizionarci. Temevamo la pioggia. Il Dio invece ci ha voluto bene e ci sta tenendo un sole meraviglioso. Alla faccia di quei iellatori che volevano la pioggia, non abbiamo avuto la pioggia. Abbiamo avuto il sole. Io quello che voglio dire a voi, e che chiamo Simona. Simone, vieni qui. Una donna veramente in gamba che vuole esprimere alcune sue valutazioni su quello che sta accadendo in questo paese. Bravo generale! Le valutazioni sono davanti agli occhi di tutti.
devi spingere. Scusate. Vai, 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 brava. Le valutazioni sono davanti agli occhi di tutti. Se uno non vuole vederle è perché è una sua precisa responsabilità. Quindi non credo che ci siano, diciamo, giustificazioni. Io vi dico perché credo in questo movimento. Credo in questo movimento perché è l'unico che riafferma la supremazia della Costituzione e della legalità, cosa che quelli là dentro non solo non fanno dalla mattina alla sera, ma che violano tutti i giorni. Quindi noi dobbiamo fare il massimo sforzo per fare sapere alla gente che cosa, quali sono i principi fondanti di questo movimento, quali sono i suoi intenti, i suoi valori e soprattutto, e dire questa verità alle persone, scusate, sì, e dire questa verità alle persone quotidianamente, perché purtroppo sappiamo che in Italia non abbiamo la stampa. Non è che abbiamo una stampa parziale o fallace, non c'è. Questa è una verità, che la stampa in Italia non esiste. Non esiste. Ecco. Quindi dobbiamo fare da soli, non è che ci diamo da fare, la stampa, giusto? Da soli. C'è la stampa, la è qui! No, allora, se è stampa deve dire questa verità e deve fare in modo che questa verità venga conosciuta da tutti. E poi c'è anche un altro motivo per cui io credo in questo movimento, perché io desidero una moneta che realizzi la giustizia sociale. Brava! Brava! Che sta parlando di questo e che sta facendo progetti concreti per realizzarla. Grazie. C'è Emanuela, una donna che vuole parlare. Che brava queste donne, mi piacciono da morire. Ha detto il generale che vicino a Gesù c'era Maria, che era una donna. Allora, io sono un medico legale, ho servito per tanti anni il tribunale. Quando sono venuta via ho dovuto pagare 3 milioni di marche da bollo per dire che non lavoravo più. Ci potrei ritornare? Non ci rientro, perché non c'è più la magistratura. Una magistratura che fa uscire una persona che picchia un disabile, che lo porta dentro e fa uscire chi si difende da un ladro, non è una magistratura. Bravo. Non parliamo poi di quello che stanno facendo i medici. Non parliamo, perché ci buttano fuori dall'ordine dei medici. Mi sono fatta un culo così per prendermi la laurea in medicina, la specializzazione in medicina legale, la specializzazione in igiene, medico competente in medicina del lavoro, medico AME, medicina aeronautica e aerospaziale. Rischi di essere buttato fuori, non sei più un medico, non lavori più. Io dico, non c'è più la libertà di scelta, non c'è più la libertà di cura. Non parliamo di tutto quello che stanno facendo, noi siamo vittime della Banca Etruria, del Monte Paschi di Siena. Stiamo aiutando adesso un italiano che sono 6 mesi che non ha più lavoro, non ha più negozio. Siamo circondati da morti di fame, così non siamo mai stati. Il generale Pappalardo non piglia una lira, vive del suo stipendio, potrebbe fare il compositore, se ne potrebbe fregare, eppure sta qui. Questi ci prendono per il culo, brava, ma il culo mio brava, è grosso. Brava! Brava! Andrea! Nessuno ha mai detto qualcosa per il generale, lo dico io. Grazie generale. Grazie per quello che fa. Bravo! No, mi commuovete come quel giorno che difendevi i pescatori di Lampedusa contro i soprusi di questo sistema vigliacco. Ebbene, una sera tornavo a casa stanco dopo aver fatto l'ennesima battaglia a Lampedusa, vi consiglio di andarla a visitare, è un'isola meravigliosa, era sera. A un certo punto sento un motorino dietro le mie spalle. Ovviamente da bocca era mia, mi sono preoccupato che questo col motorino dietro di me. Bene, questo arriva, si ferma, era un vecchio. Si ferma e mi dice: io sono un vecchio pescatore, generale, le volevo dire una cosa, i pescatori di Lampedusa le vogliono bene. Bravo, bravo. Una frase di questo genere quanto vale? Gliel'hanno mai detto a questi signori: noi ti vogliamo bene? Mai, a questi signori noi ti vogliamo bene. Invece a me me l'hanno detta, mi hanno commosso, l'ho guardato, mi ha detto: beh, ci vediamo domani. Il problema è che il generale ha un'anima, ma questi l'anima non è neanche quella. Non hanno un'anima, non ce l'hanno. Io ho qui un valoroso forcone
che ha lottato ferocemente per nel 2013 perché l'Italia fosse, venisse cambiata. Vorrei che dicesse due parole. A parlare più di tanto, perché mi emoziono di fronte alla gente. Io sono marchigiano. Ieri avvicina. C'è stata la partita Milan-Juventus. Sì. E molti miei amici che avevo invitato qui oggi per manifestare il loro diritto, perché manifestare è un diritto, mi ha detto: ma noi andiamo mercoledì a Roma a vedere le partite, cose. Beh, andate a Roma, io vado lì con il generale Pappalardo perché credo in lui. Allora, io ero simpatizzante dei Forconi, sono stato in mezzo alla strada il 13, dal 9 dicembre, e così, 18 dicembre siamo venuti a Roma qua. Abbiamo presentato col generale mandato di arresto delle cose. La mattina alle 5 mi trovo la Digos dentro casa, sequestrato due computer e ancora non me li ridanno. Non so che fine faranno, non mi hanno né indagato né fatto niente. Comunque io vi dico una cosa, io non so né parlarne né stare zitto, comunque voglio parlare un po'. Questo è il palazzo del potere, è il palazzo dove giudicano, cioè decidono vita, morte e miracoli dei cittadini. Vita, morte e miracoli di noi cittadini. Avete visto mai nei cieli le scie climiche? Non ne parla nessuno. Perché questi signori del Parlamento, io non ho sentito mai all'infuori di un ministro del governo Craxi di allora che morì di tumore, ma questi non ho sentito mai un parlamentare che muore di tumore. Cosa c'è sotto qualcosa? Come mai? Muoiono gli operai, muoiono i carabinieri, muoiono un maresciallo comandato in una stazione di Acquaviva, il mio amico è morto, 40 anni neanche ce l'aveva. Perché questi non prendono il tumore? C'è qualcosa che a me non quadra. Quello è il palazzo del potere. Noi dobbiamo fare un programma con 13 punti, partendo dalla giustizia, partendo dal lavoro, partendo dal rinnovo del contratto. Mi sono portato l'ombrello perché pensavo che pioveva. Dobbiamo fare un programma, darlo alla gente, darlo al popolo, se no non ci segue nessuno. Oggi siamo pochi, l'altra volta ne eravamo 600, la gente comincia a non credere, perché noi dobbiamo fare un programma, dobbiamo portare 500-600 mila persone e andare dentro, arrestarli, fare un governo provvisorio di 3 mesi, rifare la legge elettorale e andare al rivolto di nuovo. Lo facciamo? Ci riusciamo? Non ci si riesce. Perché se noi prendiamo carabinieri e polizia, lo prendiamo uno alla volta, anche loro si sono rotti le scatole di stare. Vero! A vedere la gente che manifesta. Qui c'erano, tempo fa c'erano i portatori di SLA. C'erano gli handicappati che non riescono più ad andare avanti, che gli hanno tolto tutto. Fra poco ci ridurranno le pensioni, perché l'ha detto come si chiama? Draghi. Bisogna ridurre le pensioni e gli stipendi per poter ridurre il debito pubblico. Se arrivano a questo, noi non abbiamo più speranza. Noi ci dobbiamo organizzare, entrare dentro. Perché bravo! Non pensate che quelle persone che hanno la divisa si girano dall'altra parte. Se siamo tanti ci accompagnano e noi abbiamo fiducia. Io ho lavorato 33 anni al Ministero Difesa. Bravo! Mi imbabuccio un bocco, comunque cercherò di concludere. Dobbiamo riunirci almeno 7-8-10 persone per poter fare un programma. Programma su 13 punti e specificare quello che andremo a fare se andremo dentro. Ma se non facciamo questo, la gente non ci crede. Può crederci, ma non ci segue. Dobbiamo scriverlo e metterlo su in rete, quello che dobbiamo fare. Poi proclamare la manifestazione nazionale. Se siamo in tanti, entriamo dentro e le forze dell'ordine non si girano dall'altra parte, perché anche loro stanno morendo di tumore, stanno subendo sputi, schiaffi da tutte uova in faccia con le manifestazioni che fanno quelli pagati, organizzati dai sindacati. Vanno al lago di Garda. Eh sì. Vanno al lago di Garda, sì.
Lascio la parola ad Alfio, io vi ringrazio. Bravo, bravo. Io vorrei dare la parola a un generale dell'esercito, perché qualcuno pensa che non abbiamo ricoperto incarichi istituzionali. Non è vero. Abbiamo servito lo Stato, la patria, con grande fedeltà e lealtà. Siamo persone per bene. Le persone per bene, non per bene, sono lì dentro. Le persone non per bene sono lì dentro. E io vorrei rivolgere un invito ai dirigenti di polizia, agli ufficiali dei carabinieri. State attenti, signori, che voi avete la possibilità di dare ordine a questi uomini. Voi non dovete dare ordini che sono contro la legge. Si sentono superiori. Non siete superiori alla legge. Voi dovete dare ordini che sono in rispetto della legge. 3.000 euro al mese. Si sentono superiori, si sentono, e neanche l'ascoltano. Ah, signori, buongiorno. Bravo. Obbedisco agli ordini superiori. Gli ha detto di fare un intervento. Qui è stato detto praticamente tutto. Voce! Qui è stato detto praticamente tutto. Va bene. Per quanto mi riguarda, le priorità sono tre. Vale a dire sicuramente riprenderci la sovranità economica, politica, monetaria. Bravo, eccetera, bravo. Eccetera. Se non prendiamo questo è inutile che andiamo avanti. Seconda cosa, bisogna far rientrare in Italia tutte le menti eccellenti che sono state costrette ad andarsene, portarle qua, dargli tutto quello che gli serve per, per le loro ricerche, va bene, mettergli a disposizione qualsiasi cosa e pagarli adeguatamente, ovviamente. Terza cosa, la energia. Signori, noi dipendiamo per la nostra sopravvivenza per l'85% dall'estero. Quando sarebbe possibile, va bene, fare tutto in casa. Quello che ha detto il signore che mi ha preceduto circa le onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche sono una buona cosa se vengono utilizzate come devono essere utilizzate, va bene? È come l'energia nucleare, o la utilizziamo per distruggere o la utilizziamo per produrre qualche altra cosa di serio. Le onde elettromagnetiche, esempio, se prendete due telefonini in trasmissione e ci mettete in mezzo un uovo, dopo 45 minuti è sodo, va bene? Quindi bisogna starci un pochettino attento, ovviamente. Per quanto riguarda invece l'energia di potenza che serve alla nazione per fare qualsiasi cosa, lasciamo perdere tutti questi palliativi che sono il fotovoltaico, come si chiamano lì? Eolico, scusate. Eolico. Tra le altre cose, che altre fonti energetiche a basso costo, ce n'è una che ormai è una realtà. Parlo della fusione fredda. Ci sono stati due scienziati italiani, il professor Giuliano Preparata e il professor Emilio Del Giudice, che ho avuto l'onore di conoscere, che purtroppo ormai sono scomparsi, che hanno dato la spiegazione matematica e scientifica di quello che è il fenomeno, che è perfettamente riproducibile e che ogni famiglia, investendo 1.000-1.500 euro, potrebbe avere in casa un reattore a fusione fredda della grandezza di una valigia da viaggio che eroga 10 kilowatt ora costanti per 500 anni. Buona giornata, grazie. Bravo, bravo. Andrea. Allora c'è un giovanotto che mi sta tirando la giacca continuamente perché vuole parlare. Eccolo qui. Sì, buongiorno. Grazie generale. Vorrei togliere soltanto qualche minuto. Grazie. Io mi occupo di limiti di età nel mondo del lavoro. Perché non so, ecco, non so quanto possa interessare, ma so interessa, che c'è molta risonanza quest'ultimo periodo. Sì. Io ho fatto una manifestazione qui il 24 luglio del 2014, c'era la CGIL CISL e UIL, non stavo con loro, io ho lasciato lo spazio a loro, poi alla fine mi hanno fregato perché mi hanno totalmente occupato tutto lo spazio, va bene, ho avuto un battibecco con la signora Camusso. Gli ha dato un calzotto nel muso? No, non uso la violenza, con le donne specialmente. E niente, io ho fatto presente un po' questa cosa e mi ha risposto banalmente come fanno la maggior parte dei politici.
Io sento dire da molti di voi che è qua dentro, io ho mia mamma che lavora qua dentro, però è ditta esterna, quindi prende 500 euro al mese, con gente che, tipo i commessi che contano come un pezzo di carta per terra, prendono 4.000 euro al mese. E ne potrei raccontare tante, però non sto qui per questo, sto qui per questo qui. Io mi occupo specialmente di limiti di età nelle forze dell'ordine e forze armate e anche nel mondo del lavoro, perché faccio un esempio, per entrare qui dentro a fare il commesso non devi aver superato i 40 anni di età. Per fare il poliziotto, il signor Berlusconi ci ha rovinato perché fece il VFP1, il limite era 25 anni, e ha rovinato la mia generazione, e per entrare a fare il poliziotto ci vogliono 29 anni, adesso l'hanno rimesso, forse rimettono il militare di leva, ma non lo so. E questa io la trovo una schifosaggine, perché per lavori manuali pesanti e sottopagati lì il limite d'età non c'è, però per lavori in cui uno magari si vuole migliorare un pochettino, ma non solo il poliziotto, fino a poco tempo fa anche le poste italiane, fino a 35 anni d'età per mettere due lettere dentro la posta, insomma. E quindi io spero che il generale nel suo piccolo porti avanti le sue grandi responsabilità, nel suo piccolo porti anche questo problema che c'è in Italia, perché questa è discriminazione, quindi viene riconosciuta la discriminazione sessuale sulla religione, su altro, ma non su quella sull'età. Dopo ti ridono in faccia, a me quel giorno mi ridevano in faccia soltanto una piccola parte, che la maggior parte erano genitori, e mi dicevano: fai bene, perché io ho mio figlio a 32 anni e non riesce a fare un concorso. Quindi, oltre che, vabbè, tutti i raccomandati che ci sono, perché vorrei dire una cosa, i signori che stanno nelle forze di polizia, e mi prendo la mia responsabilità, quindi non è responsabilità generale, le forze di polizia hanno anche dei grandi problemi, perché loro su questa cosa, questo è un libro non a scopo di lucro, perché dopo si pensano che io ci voglio guadagnare, le forze di polizia hanno perso efficienza, perché il 99% sono raccomandati, ed è questa la verità. Ma non solo. Okay? Poi penso che ci sia anche il 30% di corruzione, quindi dico penso, a norma di legge si può dire penso, ok? C'è anche tanta corruzione. E quanti, quando li fermate che succede qualcosa, vi dicono: ma non possiamo fare niente. Sempre la solita frase, non possiamo fare. Allora, leva la divisa, no? Togli la divisa se non puoi fare niente. Quindi mi hanno incolpato per questo, per efficienza. Dice: ma se entrano i quarantenni, i 42enni, non c'è più efficienza. È una cazzata, perché l'età non va a braccetto con efficienza. Quindi se ci sono dei limiti d'età nelle forze di polizia e mi dicono che sono vecchio, mi dessero la pensione. Ultima cosa, i limiti di età nelle forze di polizia esistono solo in Italia, per le forze di polizia civili, perché quelle militari purtroppo ci sono, ma sono più alti. Un esempio: in Francia si può entrare fino a 35 anni nella polizia di Stato, e se hai figli, se sei disoccupato da più di 2 anni, se hai dei requisiti, arrivi fino a 42 anni, in America non ne parliamo proprio. Quindi che differenza c'è tra, dico il generale, che lui è stato un generale, è un generale dei carabinieri, che differenza c'è tra un poliziotto americano, norvegese, svedese, australiano, l'ultimo concorso il limite era 52 anni, e un poliziotto italiano? Quindi efficienza, e poi passiamo a queste stronzate. Grazie. Bravo, bravo. D'altronde ci stanno aumentando il limite di età. Andremo in pensione quanto prima a 85 anni, perché ormai è lì la nostra fine. Quanto prima? Perché dobbiamo farli entrare solamente quando hanno 18 anni. Possono entrare in qualsiasi momento, purché naturalmente le loro prestazioni siano adeguate al compito che loro debbono svolgere. Ora, io ho una bella signora qui vicino a me che mi ha detto: che cosa devo dire? Quello che ti viene da dentro il cuore. Occhio, occhio. Ciao, sono Giusy, buongiorno a tutti. Buongiorno. Niente, sono molto molto rattristata, perché l'Italia praticamente sta in mezzo veramente a un grandissimo caos e la gente è indifferente. Vedo che siamo sempre gli stessi, io conosco delle persone, il generale lo conosco tantissimi anni, conosco lui, conosco un'altra persona lì in mezzo, però vedo che qui la gente non muove ancora il sedere. Dal suo divano si sta ancora bene, quindi bravo. Che l'Italia che l'ha stressati con il voto, abbiamo legittimato un parlamento illegittimo, questo qua dietro a noi, ovviamente fa pensare benissimo al fatto che siamo ormai senza voce, il popolo ormai è senza voce,
senza la possibilità di una vera democrazia, perché il concetto di democrazia è molto strano in questo paese. La democrazia per questa gente qua significa rimanere tutto quanto nello stato quo, quindi fare le leggine a modo loro, i cittadini praticamente non hanno la possibilità di difendersi perché la giustizia, i magistrati, i tribunali, a parte essere intasati, sono comunque collusi con questa gente qua dietro. Quindi noi siamo andati il 4 marzo a votare. Cosa abbiamo votato? Abbiamo votato ovviamente un Parlamento, abbiamo votato Movimento 5 Stelle, Lega, non voglio Berlusconi, non voglio l'altro, non voglio quest'altro. E alla fine Mattarella che cosa ha fatto? Si va a prendere un altro per fare le leggi. E le leggi non sono quelle nazionali, ma sono quelle europee, quelle portate dall'Unione Europea, perché dobbiamo sapere che non sono più loro che legiferano, ma tutte le leggi le fanno lì, in Commissione Europea, la vera responsabile, i massoni, i banchieri, che sono sappiamo lì, tutto. Si infiltrano all'interno di un Parlamento Europeo che non c'ha nessuna capacità di legiferare, perché noi gli diamo il voto, ma in realtà chi comanda sono loro, quelli della Commissione Europea, e noi siamo in balia del caos. L'Italia è sotto la legge dell'ammiragliato, ovvero del mare, in tempesta, e noi la stiamo vivendo. Ed oggi qui vedo pochissima gente. Bene italiani, continuate a votare i soliti noti, e non appena arriveremo alla fame totale, vi voglio qua sotto a piangere. Brava! 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 Svuotata la piazza generale, si è svuotata dall'altra parte. Guardate, quelli della RAI invece di occuparsi di un problema rilevante, noi abbiamo denunciato un fatto gravissimo, che il 21 dicembre abbiamo arrestato Mattarella, non è che rivolgono la televisione verso di noi, ma verso il palazzo. Ora, noi abbiamo un sistema che è talmente perverso che non capisco come mai il cittadino non dice adesso basta, mi sono stancato, adesso se ne devono andare tutti quanti, vengono pagati.